Visto che nel terzo episodio di Gualtieri ci avete chiesto in tanti perché è andato avanti, perché non ci hai fatto sentire che cosa gli raccontavi, abbiamo pensato di lasciarvi carta bianca per le domande che volevate rivolgermi. Per cui direi di partire con la prima domanda. Preferiresti lottare con una gallina tutte le volte che prendi la macchina o con una scimmia una volta l'anno? E hai una spada? No, io non ho una spada. No, ho lo spadino che mi ha dato il papà di Ale per fare il video di Quoium. Avevo una spada di plastica che però mia mamma mi ha fatto sparire quando avevo 10 anni. No, purtroppo una spada vera non ce l'ho. Grossa delusione che non ho una spada, però la scimmia, la gallina la compro solo per lottare con la scimmia. Oltre alla profumeria, quali sono le tue passioni? Beh, direi innanzitutto lo sport, da vedere, purtroppo da giocare sempre meno. Però ogni tipo di sport, dalle freccette al curling, io li guardo. E poi mi piace mangiare. Un tempo avevo più passione per quello che era l'arte visiva, me l'hanno fatta un po' passare. Ma direi questo. Come strutturi la tua giornata lavorativa? Allora, mi sveglio e arrivo di solito in ritardo di circa 30 minuti in ufficio, facendo incazzare non poco mio fratello. Poi, a seconda delle settimane, magari se abbiamo degli ospiti, prepariamo l'intervista. Se invece abbiamo un po' di carta bianca e un po' di tempo, rispondo alle mail, faccio un pelo di customer service, rispondo a tutti i commenti su YouTube e quando devo mettermi a scrivere un video magari ci metto qualche giorno per scegliere il profumo, quindi i profumi, scusate, per cui mi metto lì, ne annuso magari o 10 o 15, li annuso appena spruzzati, li lascio di 2 ore, vado, li riannuso, mi segno degli appunti, magari mi faccio dei memo vocali per ricordarmi le cose. E poi quando ho più o meno il quadro della situazione inizio a scrivere. Di solito scrivo le fragranze e poi vado a fare le intro, le outro, perché soprattutto la parte introduttiva al video è quella che mi porta via più tempo, perché le fragranze le racconto da anni, quindi mi viene anche piuttosto facile. La difficoltà è metterlo, cioè dire tutto nella maniera più compatta e diretta possibile. E poi magari, non so, vado giù in magazzino a prendere il venduto del negozio, torno in magazzino, cioè faccio un po' di tutto, ecco. Ogni tanto vado in negozio perché magari uno dei ragazzi sta male, c'ha la febbre, vuole andare in vacanza, ci vado io, oppure il sabato c'è casino, capita che vado io. In linea di massima chiudo il magazzino e me ne vado a casa, ecco. Più o meno va così. Ma che squadra tifi? Beh, io tifo Milan e tiferò Milan per sempre, vado allo stadio, mi piace. Detto ciò, non, se vincono gli altri non è che sono lì a scrivere sul sito della Gazzetta insulti. Lo sport si vive con sportività. E Inter... Forza! Da comunque, Juve... Forza! Da, e soprattutto... Qual è il tuo background? Come è nata la passione per la profumeria? Allora, il mio background, io ho fatto liceo classico, poi sono andato a studiare economia dei beni culturali e ho fatto marketing. Però quando facevo il liceo avevo dei compagni molto svegli con cui riuscivo molto a stimolarmi, con cui ci alimentavamo tramite una sana competizione. Avevamo dei docenti che erano in grado di stimolarci e in particolare avevamo una professoressa di latino e greco e un professore di arte che ci spingevano a esaltarci per delle cose magari ridicole che non importavano a nessuno, per cui non so, vedevi un dettaglio dentro un quadro e potevi parlare un'ora di quel dettaglio a ruota libera. Quando io facevo i miei pacchettini ed ero lì a imballare tutti i prodotti che andavo a comprare in giro per Milano e poi li spedivo, capitava che c'era un tester sotto mano e siccome, detto fuori dai denti, mi rompevi i coglioni a fare un lavoro meccanico tutti i giorni, avevamo queste sacchette, io iniziavo, ha comprato il profumo di fiori d'arancio, facciamogli provare un altro fiore d'arancio. Spruzzo oggi, spruzzo domani e le cose mi piacevano, poi ho iniziato a indossarli con più regolarità. E poi appunto quando è stato necessario ho avuto la fortuna di cascare a fagiolo e di unire i puntini che non sapevo neanche di avere nelle mie caratteristiche personali, parlantina, lingua lunga e soprattutto ricchezza di vocabolario che, nel senso, io ho sempre dato per scontato ma che tutti voi mi dite che è la cosa più bella dei nostri video. È stato, diciamo, un po' un caso, però diciamo che la parte di fragranze io la vedo sempre come se fosse un dipinto su cui disquisire per ore, ecco. Cibo preferito?
Io potrei mangiare pizza a pranzo, colazione, cena, merenda, quindi dico pizza. Anche se grigliata, lasagne, dolciumi vari, biscottame, beh, insomma, ce ne sono tanti, ma pizza al primo posto. Cioè, qual è il tuo videogioco preferito? Guarda, questa l'avevo vista in anteprima, infatti me la sono preparata. Allora, videogioco preferito, andiamo per console. Vabbè, Nintendo 64, Super Mario. Cioè, Super Mario 64 è un gioco straordinario, fighissimo, che con Fabio ce l'avevamo in montagna, siamo scavati un sacco per tipo un mese e l'abbiamo finito, ma prendendo tutte le stelle. Poi, se andiamo su PS2, NBA Street l'originale, che era troppo figo, avevo questo personaggio modificato, mi sono scavato come un pazzo. Se parliamo invece di Nintendo Wii, che in realtà è la console che io più adoro perché è quella che è più infantile ma che più mi fa tornare bambino, Super Mario Kart Wii, che è anche il motivo per cui io ho fatto fatica a prendere la patente per la macchina, perché a Mario Kart tu hai il volante che gira una volta, la macchina gira tre volte, io facevo le curve a metà perché ero troppo abituato a giocare a Mario Kart. E poi vabbè, ovviamente ho passato penso il 95% dei miei pomeriggi durante le superiori a giocare a PES, per cui PES ci deve essere per forza. Colgo l'occasione per dire che, siccome anche Jody diceva che mi aveva parlato del Masseo, mi sono visto qualche video e, cazzo, a saperlo, mi registravo quando giocavo a 15 anni ai videogiochi, mi filmavo, sarei diventato una star per quanti joystick ho spaccato, per quante male fatto combinato, però vabbè, meglio così forse. Tre cose da fare prima di morire? Riprodursi, viaggiare e trovare qualcuno che ci sopporti, ecco. Direi che queste tre cose, nell'ordine diverso, però sono loro, ecco. Top 3 album musicali della tua adolescenza? Adolescenza, perché io, adolescenza, come tutti i ragazzini della mia età, erano appena esplosi i Club Dogo, quindi ascoltavamo Mifist, avevamo Vida Loca, avevamo questi album qua. Poi appunto, se andiamo un po' più indietro, andiamo all'infanzia, anche un po' istigato da mia mamma, ascoltavo gli 883. Adesso, poi è stato un momento Vasco a inizio università, e diciamo che un po' di tutto senza troppo approfondimento, ecco. L'aver creato il canale YouTube ha creato in te ansia e stress? Ah, questo è Dome. All'inizio ero un po' più preoccupato, all'inizio ero lì che mi guardavo quanti vi ha fatto il video, sta crescendo. Ma adesso sì, magari ci rimango male quando sbaglio a fare qualcosa, tipo ad esempio nel video di Sui Marini mi ero dimenticato una citazione su Acqua di Sale che era doverosa, però diciamo che alla fine io ho tanta scelta, non parlo mai delle stesse cose e quindi immagino che l'utente riesca più o meno a scegliersi il video che preferisce. C'è quello più tecnico che vuole vedersi le interviste con gli ospiti internazionali e c'è quello invece che vuole sentirsi raccontare due cose un po' più divertenti come, non lo so, il video delle fragranze sexy e i personaggi che le indossano, ecco. Diciamo che per non andare troppo per le lunghe ci siamo fermati qua, anche se le domande erano davvero tante. Se questo tipo di contenuto vi è piaciuto e volete sapere anche altre più cose, io mi diverto a raccontarvele, soprattutto quando mi chiedete dei videogiochi o se preferisco combattere con una gallina o con una scimmia. E per cui continuate a farmi queste domande o nel forum sul post di YouTube oppure anche qua sotto nei commenti, e come sempre noi ci vediamo al nostro prossimo video settimana prossima.